Parliamo oggi con l'onorevole Fitto, ex ministro, uno delle componenti più importanti giovani del PDL, tanto che viene anche visto come il futuro, uno dei quadriumvir, uno dei nuovi dirigenti del partito. Poche domande. La prima, Berlusconi afferma che c'è bisogno di cambiamento nel PDL, proprio ieri l'ha affermato. Secondo lei da dove si deve iniziare? Afferma esprimendo un giudizio positivo sul gruppo dirigente e mettendo insieme la necessità di avviare un percorso di rinnovamento nel partito, che è un fatto importante. Lui stesso l'ha attuato poco tempo fa quando ha portato al governo tanti giovani, facendogli affrontare un'esperienza molto importante. Dobbiamo iniziare a farlo ampliando l'ambito della partecipazione e creando strumenti utili, perché su questo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi il partito possa andare in questa direzione. Angelino Alfano è assolutamente proiettato su questo e penso che a breve ci saranno le modalità e le condizioni perché si possa sviluppare ancora di più e meglio questa fase di partecipazione. Eventi come quella di Pavia, parlo di Formattiamo il PDL, e in cui si evidenziano le criticità del partito, sono occasioni utili di confronto e cambiamento per recuperare gli elettori delusi del PDL, secondo lei? Ma noi dobbiamo recuperare elettori delusi, ma dobbiamo anche creare le condizioni perché ci sia all'interno del partito un confronto. Io sono d'accordo con tutte le sollecitazioni utili in questa direzione, ritengo però che tutto debba essere fatto all'interno del partito con spirito assolutamente costruttivo, e questo è l'elemento necessario perché l'operazione possa riuscire. Anche perché in questo modo il partito forse è anche vivo se c'è una discussione interna. La discussione è un fatto sano, utile e positivo, ed è giusto che ci sia. Nel PDL c'è un segretario nazionale, Alfano. Secondo lei hanno ancora senso i coordinatori? È una struttura che è venuta fuori dal congresso, e solo uno strumento come il congresso può mettere in discussione o riformare l'attuale assetto organizzativo. Lecce, Trani e Frosinone, di cui due città pugliesi, confermano che le primarie portano alla vittoria. Secondo lei dovrebbe diventare una regola del PDL fare primarie obbligatorie? Secondo me sì, è uno strumento utile, fondamentale, che evita le contrapposizioni postume e cerca invece di mettere insieme un po' tutti con un confronto preventivo. È uno strumento che va regolato perché non può essere lasciato all'iniziativa singola, ma sicuramente è lo strumento per selezionare bene e al meglio la classe dirigente. Questa è una delle battaglie che stiamo portando avanti anche come delle proposte, come Formattiamo il PDL, ma sia come sindaci, amministratori, ma anche all'interno del PDL stesso. Secondo lei anche per le cariche interne sarebbero utili delle primarie? Noi siamo reduci dai congressi provinciali. È diverso però, c'è un metodo di... I congressi provinciali hanno visto una base elettorale, seppur limitata negli iscritti, diverse migliaia per ogni provincia, ha visto una grande partecipazione. Quindi il tema è assolutamente già sperimentato, lo si può allargare ulteriormente e penso che sia un utile strumento. Un'ultima domanda. Lei ha Twitter, che non è un mezzo di cazzeggio, ma un mezzo di... per avvicinarsi ancora di più all'elettorato e per sentire quello che ha da dire. Sì, io penso però che sia importante utilizzarlo sapendo che il mi piaci non è certamente, o il confronto che può avvenire sulla rete non è assolutamente consenso, è confronto. Poi il consenso è un'altra cosa. Sicuramente. Il territorio rimane sempre il punto fondamentale in cui poi andarsi a cimentare nelle campagne elettorali. Quello è il tema di fondo. E lei lo sa bene che io faccio campagne elettorali da quando ho 14 anni. Non bisogna mai tradirlo in alcun modo, quello è il concetto di fondo. La ringrazio un sacco. Ciao, arrivederci. Grazie mille, sei gentilissimo.